Ora dobbiamo lavorare sugli spigoli, dobbiamo portare sotto il rosso. Allora, in questo caso abbiamo due rossi da portare sotto, vedete? Due che mancano, gli altri due sono già sotto, questi mancano. Per portarli sotto dobbiamo procedere come segue. Allora, uno guarda verso di noi, l'altro è alla nostra sinistra. Vedete, in questo caso formano un angolo di 90 gradi. In questo caso sono due spigoli a 90 gradi da portare, con il rosso, il colore della base, da portare sotto. In questo caso si procede come segue. Allora, uno guarda verso di noi, l'altro alla nostra sinistra, e si va su con l'anello centrale, destra, poi si torna giù, destra, destra, su con l'anello centrale, destra, e giù. Ecco che ho portato sotto gli altri due, tutti i colori della base sono al loro posto. Mi manca solamente di fare l'ultima mossa, quella che praticamente va a finire tutto il cubo, e si procede in questo modo. Allora, in questo caso abbiamo tre spigoli che rimangono da sistemare. Vedete che un lato, questo qui verde, è già a posto. Mancano questi tre. Ah, questi tre spigoli, vedete, formano un triangolo. Noi dobbiamo ottenere la punta di questo triangolo verso di noi, in questo caso è il giallo. Come vedete, ho uno spigolo da sistemare alla mia destra e uno spigolo da sistemare alla mia sinistra. Allora, noi dobbiamo stabilire in che verso devono girare questi colori per sistemarsi, se orario o antiorario. Ecco, in questo caso qui devono girare in senso orario, vedete, perché il blu va qui, il giallo va qui e il bianco va qui. Come le lancette dell'orologio, devono girare in senso orario. Siccome questi tre spigoli devono girare in senso orario, noi inizieremo la nostra mossa sul lato sinistro del cubo e con due sune noi andiamo a risolvere il cubo. Allora, punta del triangolo verso di noi e partiamo dal lato sinistro del cubo. Quindi facciamo giù, destra, su, destra, giù, destra, destra e su. Fermi adesso col cubo, fermi, mi raccomando. Allora adesso abbiamo lavorato sul lato sinistro del cubo. Aiutatevi con il dito. Adesso dobbiamo rifare la stessa identica mossa sul lato destro, quindi venite verso di voi col dito e questo lato qui sarà il nuovo lato destro, quindi bisogna girare il cubo in questo modo, ok? E lavorare su questo lato destro qui e rifare il sune senza toccare la base. Quindi giù, sinistra, su, sinistra, giù, sinistra, sinistra e su. E il cubo è finito. In questo caso mi mancano tre spigoli da risolvere, esattamente come prima, solo che questi qui girano in senso antiorario. Vedete, il bianco va qui, il giallo va qui e il blu va qui. Girano in senso antiorario, contrario alle lancette dell'orologio, mentre abbiamo un lato, il verde, che è a posto. In questo caso la punta del triangolo va verso di noi, uno spigolo è alla nostra destra, l'altro spigolo è alla nostra sinistra, e visto che gli spigoli girano in senso antiorario, noi dobbiamo iniziare sul lato destro con la nostra manovra finale, con il doppio sune, che adesso vi faccio vedere. Allora scendo giù, sinistra, su, sinistra, giù, sinistra, sinistra e su. Fermi adesso col cubo, mi raccomando, non toccate la base. Allora noi adesso abbiamo lavorato sul lato destro del cubo.
veniamo verso di noi col dito e dobbiamo lavorare su questo nuovo lato sinistro qui. Quindi giro il cubo in questo senso qui e lavoro su questo lato sinistro sempre col sune. Allora, giù, destra, su, destra, giù, destra, destra e su. E il cubo è finito. In questo caso tutti e quattro gli spigoli mostrano il colore della base e quindi tutti e quattro devono essere portati sotto. Vedete? Questi due e questi due qui. Per risolvere questo si prende un lato a caso del cubo, quello che volete voi, e si fa così. Su con l'anello centrale, destra, giù, destra, destra, su, destra e giù. Ora ne ho portati sotto due, questi due qui. Prendo il cubo in modo da avere uno spigolo da portare sotto che guarda verso di me e l'altro alla mia sinistra. E si rifà la stessa identica mossa, quindi su, destra, giù, destra, destra, su, destra e giù. Ecco che la base è stata completata. In questo caso tutti e quattro gli spigoli della base sono da far ruotare. Per far questo io prendo un lato a caso del cubo, quello che volete voi, e si parte su un lato a caso del cubo, il destro o il sinistro, con il sune. Partiamo sul lato destro. Giù, sinistra, su, sinistra, giù, sinistra, sinistra e su. Fermi adesso col cubo, non muovete la base. Noi abbiamo lavorato sul lato destro, ora dovremo lavorare su questo nuovo lato qui come lato sinistro. Quindi giro il cubo in questo verso e faccio il sune su questo lato qui. Giù, destra, su, destra, giù, destra, destra e su. Ecco che un lato, quello verde, è andato a posto e qui siamo nel caso in cui tre spigoli vanno fatti ruotare fra loro. In questo caso ho due spigoli da portare sotto, opposti fra di loro. Vedete? Uno è nella parte frontale del cubo, l'altro è nel retro del cubo. Formano fra loro un angolo di 180 gradi, non sono più a 90 gradi come prima, sono uno sulla parte frontale e uno sul retro. Per risolvere questa situazione si fa così. Giù, destra, giù, destra, giù, destra, destra, su, destra, su, destra, su. Ed ecco che la base è completata. Torna a ripetere.
ripetere il concetto per sicurezza, ricordatevi, se trovate un angolo o uno spigolo o comunque una situazione differente rispetto a tutti i casi che io vi ho fatto vedere, voi ricordatevi che dovete staccare il pezzo o i pezzi e rimetterli al loro posto. Questo perché se voi prendete un pezzo del cubo, potete provare tranquillamente se non ci credete, lo prendete, lo girate e lo rimettete a posto, poi voi scombinate il cubo e non sarete comunque in grado di risolvere il cubo, in nessun caso, perché dovete averlo visto risolto una volta prima di cominciare a risolverlo. Se voi staccate un pezzo, lo girate e lo riattaccate in maniera sbagliata rispetto a come era prima, voi vi ritrovate in situazioni che sono impossibili da risolvere.